di prodotti finiti, sono super contenta perché ho finito tantissime cosine interessanti. Cerco di non dilungarmi troppo perché altrimenti vi annoio. Allora, come sempre sapete che i prodotti maggiori sono sempre quelli per i capelli, ma inizierei subito dai prodotti, diciamo, per la cura del corpo. Come sempre, mentre parlo, vi affianco al lato gli inci dei prodotti che sono presi dal sito beautiful.it. Ve lo lascio comunque sempre giù nell'info box. E se di alcuni prodotti non vedete l'inci, e soprattutto di alcuni campioncini, è perché erano scritti davvero troppo piccoli, e ricopiarli tutti, perché alcuni prodotti non sono, cioè non sono tutti presenti in questo, diciamo, database, alcuni li puoi inserire tu manualmente. Però alcuni davvero erano scritti troppo piccoli, erano troppo lunghi e non l'ho messi. Ma se in caso vi interessano, insomma, fatemelo sapere in un commento e provvederò. Inizio subito dai prodotti per la cura per il corpo. Allora, ho finito, abbiamo finito, anzi diciamo, questo bagno schiuma dell'Angelica Officinalis, che è la lavanda e melissa rilassante. Cioè, io vi dico che questo bagno schiuma lo amo. Sai che io adoro il profumo di lavanda e quindi per me è davvero... No, cioè ragazzi, è fantastico, è davvero rilassante. E praticamente tipo mettevo i chili di questo bagno schiuma per riempire proprio tutta casa di questo odore, perché è davvero fantastico. Poi è bello cremoso, è idratante e, cioè, diciamo, non è proprio il solito bagno schiuma che non vale niente, diciamocelo, ma è davvero un ottimo ottimo bagno schiuma. L'avevamo preso in offerta, se non sbaglio, da Acqua e Sapone, e sicuramente appena lo ritroverò in offerta lo ricomprerò. Qui, diciamo, poi, cioè, per il bagno schiuma non faccio caso molto ad inci, e poi comunque mi è piaciuto davvero troppo troppo. Altro bagno schiuma è questo qui dei Tesori d'Oriente, e olio di argan e fiori di arancio. Questo qui l'avevo preso con la rivista Donna Moderna, se non sbaglio, e c'erano state delle serie di omaggi, insomma, e ho preso anche questo. Tra l'altro il packaging è fantastico, perché non so se voi lo vedete, ma tutti quanti questi disegni sono in rilievo. L'odore era assolutamente buonissimo. Cioè, in generale io adoro tutte quante le cose della linea Tesori d'Oriente. Peccato per il prezzo. Ora, vabbè, era in omaggio su un giornale, ma in realtà questo qui, perché poi per curiosità l'ho visto, sono 250 ml ed Acqua e Sapone veniva a 2,99 euro, che secondo me è un'enormità. Quindi mi è piaciuto tanto. Tra l'altro, a livello di idratazione ho preferito quello dell'Angelica che vi ho fatto vedere prima, ma l'odore è assolutamente ottimo e permane anche abbastanza sulla pelle. Ma per 250 ml 3,99 euro non li spenderei mai, insomma. Quindi ben vengano gli omaggi, ma non lo vado comunque a ricomprare. Sempre per la cura del corpo, insomma, ho finito questo deodorante della Borotalco Fresh. E ve l'avevo fatto già vedere, se non sbaglio, questo qui, quello effetto asciutto. E diciamo che per ora è l'unico deodorante con cui sto tranquilla al 100%. So che se lo metto la mattina e ritorno anche in tarda serata non ho assolutamente problemi, anche in estate, perché non lascia quelle antiestetiche macchie, non emana cattivi odori, quindi insomma è davvero un deodorante perfetto. Peccato per l'inci, perché mi piacerebbe tanto riuscire a provare un deodorante bio. Uno l'ho già provato, quello della Vivi Verde Coop, ma davvero zero. Tra l'altro, a breve ho intenzione di fare un video con tutti quanti, diciamo, una carrellata di prodotti flop, e quindi ci sarà anche quello, perché non mi ci trovo. Qui la luce sta cambiando. Ok, e quindi questo qua assolutamente, già ne ho ricomprato un altro, però tra l'altro ho preso quello, questo qui è Celeste, ho preso quello tutto bianco classico perché volevo provarlo, però insomma sempre Borotalco, e quindi l'ho già ricomprato assolutamente. Infine, altro prodotto che già avevo fatto vedere è questo sapone della Sien, che è la marca del Lidl. È un sapone con latte e miele. E voi direte, è un sapone normalissimo, e avete anche ragione, ma vi disse già in un altro video che ho un problema, che con tutti quanti i saponi, dopo che mi lavo un paio di volte le mani,
e mi si secca tremendamente la pelle delle mani, insomma, e quindi non è una cosa molto carina. Invece con questo, che tra l'altro è, diciamo, anche quello più economico di quelli che ho preso, e non succede perché anzi le idrata in profondità ed è il mio sapone preferito per il lavaggio dei pennelli perché li rende davvero morbidissimi, si sciacquano bene, mentre ultimamente ne avevo provato un altro che non mi ricordo qual era, che non mi erano piaciuti per niente, l'ho dovuto rilavare il giorno seguente, proprio non mi era piaciuta la consistenza con cui erano rimaste le setole. Non chiedetemi perché, ma insomma, lui è il mio sapone, mi viene il nome, sapone preferito in assoluto. Tra l'altro viene meno di 1 euro il Lidl, o comunque 1,20 euro. In offerta lo trovate anche lì a 0,90 euro. E assolutamente appena ricapito al Lidl lo ricompro. Poi passiamo ai prodotti per lo struccaggio. Abbiamo detto il mese scorso che vi avrei fatto dire delle serviettine che mi piacciono molto molto di più di quelle del Lidl, che comunque sono già ottime. E ho finito ben 3 pacchi, che comunque tra swatch nei video e magari anche la mattina, se ancora ho qualche residuo di mascara, cose varie, le vado ad utilizzare. E sono, ve ne faccio vedere una ovviamente, queste serviettine della Laurella, prese da acqua e sapone, e vengono 0,90 o 0,99, non mi ricordo. Sono delle salviettine struccanti senza parabeni, con un inci anche abbastanza accettabile. Ce n'ho qui una perché ho appena fatto il video dei Moss Blade. E come vedete sono a nido d'ape, insomma, non si sfaldano assolutamente. Hanno un ottimo odore che io adoro. Tra l'altro, una ragazza, avevo messo questa foto su Instagram. E una ragazza mi disse che a lei puzzavano di acido, di vomito, una cosa del genere. Io dico sconvolta perché, boh, non so, secondo me a lei sarà capitato un pacco che, boh, non so perché. Le mie hanno un profumo assolutamente fantastico che preferisco 1000 volte a quello Lidl. E sono molto molto imbevute, struccano benissimo, sono super economiche. E quindi ve le straconsiglio. Io ormai da quando ho trovato queste salviettine, ogni volta che vado da acqua e sapone, perché tra l'altro finiscono in fretta e ne prendo sempre tipo 3-4 pacchi per volta ormai, perché comunque finiscono, cioè finiscono in fretta. E quindi ve le straconsiglio. Passiamo ai prodotti per i capelli, che sono un bel po'. Inizio da questo shampoo della Dr. Organic, che senza che mi dilungo tanto vi lascio qui il link di dove ne ho parlato perché me l'hanno inviata la Optima Naturals, e quindi vi lascio il link, e se volete sapere cosa ne penso di questo shampoo andate un po' a vedere lì perché ne parlo un bel po'. Poi i miei ormai amati ultra dolce, come sempre ci sono, come sempre vi faccio vedere, alcuni sono ripetitivi insomma. E questo è l'estratto di mango e fiori di diarrea per capelli secchi o sciupati. Come vi dissi già nello scorso video, non mi dilungo tanto su questi shampoo, comunque rimane fra i miei preferiti perché comunque me li rende davvero molto morbidi e non mi ingrassa, diciamo, ed è davvero buono, e questo lo ricomprerò senz'altro. Poi, e questo qui è l'olio di argan e mirtillo rosso per capelli trattati o colorati. E allora, non mi fa impazzire quanto quello lì ai fiori di diarrea, ma comunque noto che ravviva davvero molto i riflessi dei capelli. Poi sarà che comunque avendo un, non so neanche io che colore ho, un castano ramato, insomma, i riflessi rame si notano davvero molto di più, e questa cosa mi piace. Però a livello di, cioè su quell'altro shampoo posso anche non mettere il balsamo più delle volte, con questo invece lo devo mettere. E quindi, boh, cioè comunque è un ottimo shampoo anche questo. E tra i miei preferiti c'è anche lui in assoluto, che è questo qui delle 5 piante, che all'inizio, diciamo, non mi convinceva più di tanto. Questa è infusione di vitalità per capelli normali. Ma questo mese, tra l'altro, l'ho usato anche in combo con il suo balsamo, che però ancora non è finito, e mi è piaciuto proprio di più perché comunque con il balsamo li rendeva ancora sia più morbidi. C'era questo odore di erbette per tutto il bagno, eh? Però, e
il balsamo, cioè insieme a questo shampoo, il suo balsamo mi è piaciuto tantissimo, quindi poi magari ve ne parlerò bene anche del suo balsamo. E invece di balsamo ho finito questo qui, diciamo il fratellino dello shampoo, che non è male, ma preferisco lo shampoo al balsamo perché per far idratare i capelli, specialmente le punte ce le ho un po' secche, comunque anche un po' rovinate perché li piastro spesso i capelli, cioè praticamente sempre. E ne devo usare davvero tanto tanto prodotto, infatti rispetto anche magari a quello delle 5 erbe, infatti mi è durato tipo pochissimo questo balsamo. Però finché non trovo un balsamo decente, magari se ne avete qualcuno da consigliarmene, anche con un indice abbastanza decente, insomma fatemi sapere, perché tra l'altro è un periodo con i capelli impicciatissimi. La luce continua a cambiare, va bene così. Altro shampoo che ho finito, sempre preso in omaggio con Donna Moderna se non sbaglio, è questo qui della Biopoint Speedy Air. E ah, con questo voglio spenderci due parole, sugli altri sono andata abbastanza veloce perché ne ve ne ho già parlato. Ho preso questo shampoo parecchio fomentata perché c'era scritto che i capelli crescono due volte più velocemente, scientificamente provato, tutte queste cavolate insomma. Diciamo che io un po' ci credo a queste cose. Allora, io cambiamenti non ne ho visti, è vero pure che ho usato solo un tubettino da 100 ml. Oltretutto non l'ho cominciato ad usare appena preso perché stavo finendo un altro shampoo e l'avevo messo lì sulla doccia. Avevo messo tipo una foto su Instagram e una ragazza sotto mi ha scritto: ma l'hai provato? Hai sentito tipo che odore di... come mi ha scritto? Di Big Bubble. E io tipo: di Big Bubble? Ho detto no, ancora non l'ho provato. Presa tipo dalla curiosità, la volta dopo che mi sono lavata i capelli, se non sbaglio era tipo il giorno dopo, l'ho provato, io tipo sconvolta, perché ha un odore di gomma da masticare alla fragola pazzesco, che io dico perché. Tra l'altro vi dico sempre che sui miei capelli non permangono mai gli odori dello shampoo, e questo ovviamente rimaneva, cioè anche se usavo un altro balsamo e comunque magari uno di questi degli ultra dolce, rimaneva questo odore dolciastro di gomma da masticare sui capelli, davvero fastidioso. Cioè, una cosa orrenda, davvero orrenda. Quindi, ovviamente, non lo ricomprerò comunque questo shampoo, anche perché pure l'Inci, non so perché Biopoint mi sembra di qualcosa di carino, invece no, non lo ricomprerò. Ma poi questo odore, ragazze, cioè, allucinante. Poi, passiamo al make-up. Dai, che sono veloce oggi. Allora, ho finito. Dov'è? Il primer della Essence, le Love Stage, che è praticamente quello che uso giornalmente, è finito praticamente dopo tantissimo, sarà stato più o meno un anno che ce l'avevo, e è finito, cioè l'ho buttato sia perché insomma non riesco più a pescare il prodotto all'interno, e poi dato che avevo già comprato quello nuovo, me lo sono messo qua vicino perché voglio farvi vedere una cosa, dal tubetto non si vede, vedo se riesco un attimo a metterlo sulla mano un po', ok, che aveva cambiato anche colore, però io essendo che era passato tanto tempo da quando l'avevo comprato, non me lo ricordavo nemmeno un altro po' il colore originale. Allora, come vedete, quello beigeolino sbiadito, c'è cioè ancora sotto gli swatch di Must Played, il beigeolino sbiadito è quello vecchio, mentre questo bello aranciato è quello nuovo. Infatti io in effetti mi ricordavo che uniformava di più la palpebra, e quindi comunque l'ho cestinato sia perché è bello che è finito, e poi comunque ha anche cambiato colore, poi ce l'avevo da tantissimo e come avete visto non ci ho pensato due volte, l'ho già ricomprato perché è in assoluto il mio primer preferito. Quando metto questo con qualsiasi ombretto mi dura da mattina a sera, davvero qualsiasi ombretto. Poi ha suonato un corriere. Ho terminato poi, cioè diciamo più che terminato è da cestinare, questo è l'Aner di Kiko, che è di una collezione limitata, penso davvero vecchissima, mi pare era estiva, ma sarà di almeno due stagioni fa. Si chiama Shimmering Eyeliner ed era lo 01. Mi dispiace che era una collezione limitata perché adoro questo eyeliner, solo che, vediamo se riesco a farvi vedere,
E a parte che ormai è finito praticamente, per fare una riga 200 devo fare 20 passate e poi sto facendo tutti quanti i grumetti. Ma la cosa che mi piaceva di più era questo applicatore in feltro con una punta abbastanza rigida. E ecco, viene la prima parte bella nera e poi dopo un po' incomincia tutto a sbiadire ed è nero con dei brillantini. Era davvero molto molto bello. Infatti mi dispiace tantissimo cestinarlo perché è un ottimo eyeliner. Mi dispiace soprattutto che non ne trovi un'altra con questa puntina, perché era l'unica che mi permetteva di fare una linea decente, visto che non sono proprio un asso a mettere l'eyeliner. Quindi mi dispiace che non la posso nemmeno ricomprare. Sempre di make-up ho finito questo mascara della Essence, il Lashes Go Wild, che ormai è andato anche questo fuori produzione. E peccato perché è un buon mascara, anche se si è seccato parecchio in fretta. Questo è lo scovolino un pochino modificato, vi dico, perché a forza di spingere per far uscire il prodotto si è anche un po' schiacciato lo scovolino. Ma comunque il risultato era davvero fantastico perché era un ottimo mascara. E anche l'idea comunque del tubettino mi è piaciuta, peccato comunque sia andato fuori produzione, non l'ho nemmeno comprato prima che diciamo finisse, perché comunque ho 3.000 mascara, quindi preferisco finirne un po' e poi magari trovarne un altro, una valida alternativa. Poi mi trovo a cestinare questo, cioè non è che lo cestino per qualche motivo, ma perché è chiaramente finito, questo smalto della Moa, che è un top coat e base ed è davvero fantastico. Tra l'altro il tappo non era così, c'era un tappone sopra che ho perso ed era davvero ottimo sia come top coat che come base, soprattutto come top coat perché asciugava in frettissima. A me rompe stare lì 3 ore ad aspettare. L'ho pagato tipo nemmeno 2 euro, quindi ottimo, e mi è piaciuto davvero tanto. Mi dispiace anche un po' cestinarlo. Poi, dall'ultimo video di... Ah no, aspetta, c'è un'altra cosa. Ho finito anche una confezione di queste spugnettine Elf, le Blending Wedges, che erano i triangolini di lattice, che li utilizzo per applicare fondotinta, BB cream, perché comunque mi dà un effetto molto più naturale e leggero. E queste ne ho già un altro pacco, appena finiscono senz'altro le ricompro perché sono ottime. Poi, dall'ultimo video di Pink Fashion 1985 avevo visto che nei prodotti finiti aveva inserito anche le Yankee Candle finite. E quindi ho pensato di fare io anche questa cosa, visto che ancora non le avevo buttate. E perché magari così si riescono a scoprire nuove fragranze. Ho finito questa qui, che è quella rosa, la Pink Sand, che ci è piaciuta, ma non particolarmente, diciamo. Però non è affatto male. Poi abbiamo finito la Beach Flower, che è questa qui, che ha un odore fiorito, ma molto molto buono, cioè nel senso di quello stucchevole, insomma, un po' così. È davvero molto buona. Ma le nostre due preferite sono questa Turquoise Sky, che ha un odore, ve lo giuro ragazzi, è fantastico, fantastico, cioè sa tipo di spa, di mare, di relax, è davvero buonissima. Questa è in assoluto fra le mie preferite. E anche questa qui tutta nera, questa era Midsummer's Night, che ha un profumo delicatissimo, buonissimo, cioè questa ve la straconsiglio perché secondo me è una di quelle candele che può piacere assolutamente a tutti tutti tutti. E basta, ragazze. Ho finito i prodotti finiti. Spero di non essermi dilungata tantissimo. Comunque, erano un bel po'. Fatemi sapere se voi avete finito qualcosina e questo mese, cosa specialmente di make-up. E aspetto i vostri commenti. E ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao. Scherzetto, il video non è finito perché mi ero scordata due campioncini e anche una candela. Sono un disastro. La candela è la White Gardenia, che non ci è piaciuta molto perché anche da qua profuma parecchio, ma una volta acceso era davvero molto molto troppo delicato e quindi si sentiva davvero pochissimo. E poi mi ero scordata di far vedere due campioncini che ci tenevo a farvi vedere. Uno della Naturative,
ed è una crema mani al limone davvero molto molto buona. Cioè io in questo periodo la crema mani per me è indispensabile perché tendo già comunque di mio ad avere la pelle delle mani secca, con il freddo peggio ancora. Ed era davvero molto buona perché era grassa al punto giusto, quindi ne bastava pochissimo e rendeva le mani morbidissime e rimaneva questo profumo di limone davvero molto delicato e buono. E poi un altro campioncino di cui volevo parlare è questo fondotinta della Clinique, si chiama Anti Blemish Solutions e che mi è piaciuto davvero molto. Come già vi dissi tempo fa, non sono un amante dei fondotinta perché non mi piace l'effetto finto un po' pastoso che lasciano, ma preferisco di gran lunga dei BB cream o comunque fondotinta molto leggeri, anche non avendo grandi imperfezioni. Diciamo che non era il colore perfetto per me, questo era lo 03 Fresh Neutral, era un leggermente scuro, però ben sfumato, cioè per un campioncino andava bene. Tra l'altro abbiamo fatto mezza testa di questo campioncino sia io che mia madre. È piaciuto tanto anche a lei perché è davvero molto molto leggero. Uniforma benissimo la pelle e se ci sono dei rossori li elimina, se ci sono delle piccole imperfezioni le va a coprire. Quindi ha una media coprenza comunque e anche un'ottima durata. Quindi davvero un ottimo fondotinta questo qui. Cioè di solito a me è difficile che piacciono i fondotinta, invece questo devo dire che mi ha davvero stupito. Ora giuro che vi lascio e vi mando un bacio. Ciao!